Noi oggi rinnoviamo l'appello al Presidente della Repubblica Mattarella perché non firmi questa legge vergognosa. Si è già macchiato di una vergogna firmando la legge elettorale, adesso è il momento di dire basta. Questa riforma non la vuole nessuno, Renzi l'ha imposta, l'hanno imposta con la violenza. Noi ci opporremo, è una riforma che vuole solo Renzi, la Confindustria e la BCE. Noi diciamo no, per la democrazia, per i nostri figli e per i nostri alunni. Tra voi studenti, no? La maggioranza so che non è a favore di questa riforma. E che cosa contesta principalmente di questa riforma lo studente? Nella mia scuola non ce n'è nemmeno uno a favore di questa riforma, contestiamo innanzitutto il superpotere del preside, che è una cosa ridicola, pensiamo ai favoritismi che si potrebbero fare, anche alle varie corruzioni che ci potrebbero essere nella nomina dei professori, le scuole di serie B, è ridicolo, ognuno dovrebbe avere un'istruzione, una preparazione culturale idonea, uguale per tutti e soprattutto a dare continuamente soldi alle scuole private. Ci sono le scuole pubbliche, tra cui la mia, che mancano le porte nei bagni, che sono, cioè, addirittura nella mia scuola c'è una stanza non agibile per legge, dove fino a giugno ci hanno studiato degli studenti, è una cosa ridicola questa. Proprio Mattarella, quando era giudice costituzionale nel 2013, ha detto no alla chiamata diretta da parte del preside. Adesso non vedo perché dovrebbe fare il signor sì di Renzi. È un governo illegittimo, è un cazzaro, voglio dire, per televisione, perché è quello, da docente lo voglio dire, per cui il suo mi interessa proprio zero. E che si sappia che non ci fermiamo qua, possono anche votarlo il DDL, ma il popolo è sovrano e lotteremo per la Costituzione. Me lo saluti Renzi. Il PD è un traditore, il Partito Democratico ha tradito la scuola, ha tradito i suoi elettori, il Partito Democratico ha tradito il Paese. Questo progetto di riforma non è solo un attacco alla scuola, è un attacco alla democrazia, è un attacco alla libertà di tutti, e quindi noi insegnanti non voteremo mai più PD. Ma Renzi, ma non si vergogna a far piangere gli insegnanti, a far piangere gli studenti, ma non si vergogna! Essere difeso dai cittadini ora ha paura a farsi vedere nelle piazze, quello che i giornali dovrebbero scrivere, che quello che questa piazza dimostra è che il Premier non ha più il paese dietro, non ha più il paese dietro, non gli crede più nessuno, non gli crede più nessuno a questo Presidente del Consiglio, non se ne rende conto, anche perché i mezzi di informazione tendono a mistificare la realtà. Una legge positiva quando ha scatenato la più grande sollevazione popolare degli ultimi 30 anni. Perché non raccontate la verità su questa porcata che dà soldi nostri dei cittadini alle scuole private? Questo è il clima con cui si sta discutendo una delle riforme più importanti per il Paese, per l'Italia intera, perché questo non riguarda soltanto il mondo della scuola, ma riguarda tutto il Paese. Una discussione che non è mai avvenuta, un dialogo che non è mai avvenuto, e questi sono i risultati. Domani saremo, già da stasera e domani saremo in aula a ribadire la necessità di ritirare questo decreto, oppure a convincere il Presidente della Repubblica Mattarella a non firmarlo, perché presenta dei profili di incostituzionalità.